Ecco. Marsilio, mi rivolgo a te, se mi stai guardando in questo momento. Fammi qualche cenno, telefono, scrivimi, dimmi come sei, se hai una famiglia, dei figli, se sei felice. Fammi sapere qualche cosa, questo è il desiderio mio più grande. E poi ho tre figli che questi ragazzi vorrebbero tanto conoscerti. C'ho l'ultimo Marsilio che mi dice, mamma, abbiamo un fratello e non sappiamo dove si trova, fai qualche cosa. Ecco, questo qui è l'appello che fece la signora Loretta. Loretta che nel frattempo ha avuto altri figli, l'ultimo dei quali, se non ricordo male, lei chiamò, ha chiamato Marsilio. Sì. Proprio così, per ricordare, per affetto nei confronti di quel bambino. Questo appello, per fortuna, non è caduto nel vuoto. Qualcuno ascoltandolo ha creduto di riconoscere in una persona di sua conoscenza proprio quel Marsilio di cui lei aveva parlato. Questa persona ci ha telefonato, noi abbiamo fatto le opportune verifiche grazie alla nostra redazione e abbiamo accettato che si trattava proprio di quel Marsilio, quel bambino che 40 anni prima la signora Loretta aveva allattato e aveva tenuto con sé per tanto tempo. E oggi Marsilio è qui in piazza con noi. Dov'è? Eccolo qua! Signor Marsilio, benvenuto. Ecco qua. Signor Marsilio, si accomodi pure sulla sua sedia. Beh, dobbiamo dire che è un grande piacere incontrarla. Grazie anche a lei. Perché come ha visto si è parlato di lei con grande affetto qui nella nostra piazza, si è parlato di una fetta della sua vita che è molto lontana, però insomma se non altro con grandissimo affetto. E naturalmente Marsilio e la signora Loretta si sono già incontrati qualche giorno fa. Ecco, abbiamo detto, signor Marsilio, che c'è stata una persona che l'ha riconosciuta e ci ha telefonato. Sì. Però se non sbaglio anche lei ha visto l'appello della signora Loretta in televisione. Sì, ho sentito l'appello e ho cercato di mettermi in contatto con la signora tramite il telefono. All'inizio sono rimasto un po' turbato, non pensavo, non credevo, insomma, ci fosse stata una mamma prima, scusate l'emozione. Ci fosse stata una mamma prima, mi sono messo in contatto per telefono e ci siamo incontrati prima per telefono e poi ci siamo incontrati in piazza al paese. Allora. Sono andato a trovarla. È andata a trovarla? Sì, ecco. A trovarla, sì. E com'è andato questo incontro? Oh, è stato qualche cosa di meraviglioso, non si può descrivere la gioia. Si deve provare per crederlo. Credevo di morire. Dunque, per me è stato il giorno più bello della mia vita. I momenti più felici della mia vita sono stati questi. Non potevo parlare, non ce la facevo più. Credevo, diceva mio fratello Giulio, tienimi perché non ce la faccio. Si può immaginare. Bello, bello veramente. Oggi Marsilio vive a Giulianello. Giulianello. Giulianello, ho detto. Provincia di Latina. Esatto, provincia di Latina, lavora in un'azienda agricola, è sposato, ha due figli. Tra l'altro credo che ci sia sua moglie qui in piazza con noi da qualche parte. Sì. Ah, sarà dall'altra parte, ecco, sono seduti dall'altra parte della piazza e ci sono anche i suoi due bambini, Roberta, 10 anni, e Stefano. Stefano, buongiorno, salutate, da là. Eccoli là. Buongiorno, grazie per essere venuti. Oh. Il momento dell'incontro ce l'avete raccontato. Io volevo chiedere a Marsilio, così, in una parola, che cosa ha significato incontrare Loretta, nel senso che cosa significa sapere da adulto che c'è stata una persona così importante nella nostra vita che però noi non possiamo ricordare nitidamente perché eravamo troppo piccoli per ricordarla. È una grande gioia, che posso dire, ho ricostruito tre anni e mezzo della mia vita, pur non sapendo, perché prima pensavo di essere in un istituto, adesso so che sono stato allattato da un'altra mamma o sono stato in una casa, ho vissuto in una casa con una mamma. Insomma, è stata un'immensa gioia. È importante. Una radice importante. Dopo 40 anni è importante ritrovare, insomma, la propria mamma, diciamo. Una persona, oltretutto, così che si è interessata, dico, così affezionata, così attaccata a questi ricordi e quindi alla persona. Certamente. Signora Loretta, adesso che vi siete ritrovati forse non vi perderete più, rimarrete in contatto. Siamo sempre in contatto.
Ah sì? Telefonico, sì. Ci andiamo a trovare, sì. Insomma, le vostre famiglie si sono reciprocamente accresciute. Sì, certo. Beh, noi siamo contenti di essere stati così un punto di passaggio importante per questo, certamente, per questo modo di ritrovarvi. La trasmissione. Noi facciamo tanti auguri, Marsilio, tanti auguri a lei. Volevo ringraziare tutto lo studio, lei particolarmente, tutti, la piazza, il comitato, tutti, perché sei stato veramente gentile. E io le do un bacione perché è troppo gentile, troppo delicato.